senso, c'è qualche aneddoto particolare di qualche lavoro svolto durante il doppiaggio di qualche film, serie TV, che magari ti porti nel cuore qualcosa che... non lo so, qualche assurdità magari. Ad esempio, quando l'attore soffre nel film, voi come fate a impersonarlo? Ad esempio... Beh, questo succede poche volte. La direttrice di Colpa delle Stelle, dove ho doppiato sempre Ansel Elgort, in una scena in cui lui soffriva, aveva pianto e provava dolore, e per rendere al meglio l'effetto del pianto, Fiamma Izzo mi ha fatto sniffare l'acqua frizzante. Qualcosa? Sniffare l'acqua frizzante? Sì. Ho messo l'acqua frizzante nel bicchiere, mi sono avvicinato col naso e ho tirato su. Benissimo. E poi ho tenuto dello yogurt alla fragola in bocca per tappare il naso e per impastare la dizione. Ah, per fingere quindi la salivazione, il cesso di salivazione. Sì, perché diciamo, non so, nel film il ragazzo ha un tumore, ha una crisi, sì. Quindi una ferita gli si infetta, prova dolore, piange, quindi una scena un po' forte. Bene, però per tornare invece, torniamo un attimo su una cosa un po' più divertente, c'è il mio collega, ormai fratello, Alex Polidori, sì. Che ha doppiato Nemo, sì. E quando eravamo piccoli, ma abbiamo rischiato anche adesso, ci cacciavano dalle sale perché facevamo troppo casino. Ah, ecco, bene. Mentre doppiavano altri bambini ridevamo. Non per prenderli in giro, per cose nostre, però. Quindi d'ora in poi, alla fine dei titoli di coda dei film, nessun doppiatore è stato maltrattato durante il doppiaggio di questo film, metteranno. Benissimo. È importante, è una cosa importante per i diritti dei doppiatori anche in fase di registrazione. E per quanto riguarda le conoscenze, invece... Davide, te hai avuto un'esperienza che quando l'ho letta mi è rimasta molto impressa, perché te hai avuto il piacere di parlare, conoscere, collaborare con Gerardo Di Cola. Sì, Gerardo è... Che è un grandissimo... Sì, autorevole, più autorevole, storico e biografo del doppiaggio in Italia. Ha pubblicato libri veramente datascabili fino a volumi enciclopedici sulla storia del doppiaggio. E parlando anche di grandi nomi italiani come Federico Fellini, che era un grande stimatore del doppiaggio. Federico Fellini, considerato il secondo Charlie Chaplin, no? Quindi regista mondiale proprio, e lui affermava dice: il doppiaggio mi permette di essere padrone del mio film fino alla fine, rispetto ad altri miei registi che magari non amano il doppiaggio, perché mentre con la presa diretta, dice, io una volta montato il film non posso più modificare certe cose, non posso fare tutto da capo, mentre in sala di doppiaggio io posso cambiare i copioni completamente se mi va. Fino all'ultimo io sono padrone della mia opera. Cioè, io sono regista più anche due volte grazie al doppiaggio. Lui si divertiva molto, ovviamente con una grande maestria. E Gerardo scrive delle opere veramente fantastiche, e i suoi volumi sono presenti presso le case del cinema un po' in tutta Italia e presso le più importanti biblioteche italiane. Quindi sta costruendo veramente un pezzo di storia di cinema e d'Italia dimenticato per i primi 60 anni, dagli anni 30 fino a un bel pezzettino un po' di tempo fa, anni 70-80, è completamente dimenticato questo settore per varie ragioni che nelle sue opere potete approfondire. E però ecco, è un settore fantastico che Gerardo sta aiutando a fare storia del cinema e storia italiana. Ancora molti non lo sanno, ma si sta divulgando la cosa, e io spero in cuor mio che riceva un giorno anche un qualche riconoscimento istituzionale, perché veramente sta ricostruendo storia del cinema, veramente qualcosa di eccezionale.